Un saluto a tutti gli amici di androidblog.it e digimobile.com. Oggi faremo la video recensione dello smartwatch 2 di Sony. Per chi non l'avesse visto il video unboxing, ne facciamo uno rapido. Qua era presente lo smartwatch. All'interno della scatola è presente solamente il cavo USB, micro USB, che serve per la ricarica, manuali di guida rapida, garanzia e la card che serve per scaricare l'applicazione di Runtastic in versione Pro. Togliamo tutto e passiamo allo smartwatch. Questo smartwatch ha un display da 1,6 pollici di diagonale con risoluzione 220x170 pixel. Non è molto elevata, ma per questa dimensione di schermo è più che sufficiente. Il processore che muove questo smartwatch è clockato a 800 MHz e si collega a tutti i dispositivi Android tramite Bluetooth. Infatti questo smartwatch non si collega solamente ai dispositivi proprietari di Sony come l'Xperia, ma a tutti i dispositivi Android. Infatti in questo caso noi lo accoppieremo con un Google Nexus 7 del 2013. Lo smartwatch è completamente waterproof in quanto è certificato IP57 e quindi è resistente ad acqua e polvere. Su questo lato troviamo solamente il tasto di accensione e spegnimento. Frontalmente troviamo i tre tasti tipici di Android, back, home e il tasto menu e il logo Sony. Sull'altro lato troviamo la porta micro USB, come detto serve per la ricarica. E inoltre questo modello che abbiamo noi in prova è col cinturino in silicone, mentre esiste anche un'altra versione col cinturino in metallo. Procediamo con l'accendere inizialmente lo smartwatch. Devo dire che questo smartwatch non è dotato di alcuna cassa stereo, infatti ci avviserà delle notifiche che arrivano tramite la vibrazione, che devo dire è molto potente. Procediamo. Forse troppa la luminosità. Procediamo con attivare Bluetooth e vediamo se si collega automaticamente. Dovrebbe collegarsi. Ecco qua. Ha vibrato e lo smartwatch si è collegato. È apparsa anche la notifica. Smartwatch 2 connected. Bene, facciamo una rapida panoramica di ciò che è presente su questo smartwatch. Allora, andiamo intanto nelle opzioni, che mi sembra che la luminosità sia troppa e non riuscire a vedere nulla. Ecco. Cominciando appunto dalle opzioni, possiamo attivare o disattivare il Bluetooth, attivare o disattivare la vibrazione. Nel display possiamo o settare la luminosità oppure lo stile di notifica, se ricevere solamente la notifica oppure anche una breve parte del messaggio. Scendendo troviamo le watch face, che non sono altro che l'orologio che noi vediamo quando lo spegniamo. Abbiamo questo, oppure così, oppure in bianco. Devo dire che non sono molte, in pratica sono solamente tre: uno con l'orologio digitale, due stili con l'orologio in nero e due stili con l'orologio in bianco. Io preferisco lasciare questo perché mi ci trovo meglio. Sull'altro
Proseguendo troviamo il menu delle applicazioni preinstallate. Infatti troviamo una sveglia, un timer e una torcia che serve solamente a illuminare il display. Cosa molto sgradita che ho trovato su questo smartwatch è che non è presente la lingua italiana. Ho dovuto settarla in inglese. Come ultima opzione abbiamo anche il settaggio della data e dell'ora, che può essere effettuato sia manualmente, ossia può essere sincronizzato con il device a cui è collegato. Come vedete il dispositivo è touch e per riattivarlo basta cliccare due volte sul tasto di accensione e spegnimento. Una volta per accendere la retroilluminazione e un'altra volta per accedere all'interfaccia grafica. Le notifiche vengono segnate su questa icona, questa gialla. Vedete? Tutte le notifiche di Facebook. Inoltre è possibile installare applicazioni di terze parti o sono presenti appunto le applicazioni preinstallate come la sveglia, che devo dire è molto utile, mi è tornata molto utile in quanto pur non avendo una cassa auricolare, una cassa stereo, questo smartwatch, il motorino della vibrazione è molto potente e è riuscito a svegliarmi anche di soprassalto. Allora, torniamo indietro, vi faccio vedere la torcia che serve solamente ad illuminare lo schermo, non è che sia molto utile. Il client di Gmail che collega, che appunto si collega. Vedete, mi è arrivata appena una notifica di Facebook e lo smartwatch ha vibrato. Dopodiché abbiamo questa applicazione che serve per vedere le immagini scattate dal dispositivo collegato. Vedete, anche è molto ottimo, è molto buona la fluidità. Poi abbiamo questo timer, possibile settarlo come meglio vogliamo, ad esempio 5 minuti. E lui comincerà il conto alla rovescia. Impostiamo la 0. Inoltre, caratteristica molto importante è questa applicazione qua, si chiama Watch It. Stranamente non è stata sviluppata da Sony, ma è un'applicazione di terze parti. E consiste, riesce a far apparire le notifiche di tutte le applicazioni che sono presenti sul dispositivo. Infatti, vi faccio vedere. Se noi andiamo sull'applicazione dei smartwatch 2, non riuscite a vedere ancora nulla. Perfetto. Potete installare tutte le applicazioni che volete cercandole da qua, sono divise per categoria. Un'altra notifica. Vi dicevo di questa applicazione Watch It, che permette di settare le notifiche di tutte le applicazioni presenti nel dispositivo. Quindi anche WhatsApp, Line, Skype. Di tutto ciò che abbiamo nel dispositivo. Inoltre è possibile installare queste applicazioni che sono raccomandate da Sony, che però io non ho installato in quanto nel Nexus 7 non è presente la funzione di telefono. Cerchiamo per esempio un'applicazione, cerchiamo un gioco, ci riporta al Play Store, da cui è possibile scaricare appunto queste applicazioni. Alcune sono gratuite, alcune sono a pagamento. Vediamo che cosa vi posso far vedere di più. Penso che vi abbia fatto vedere tutto. Di seguito allegherò anche un video in cui vi farò vedere la resistenza all'acqua, in cui lo immergerò totalmente in una bacinella piena d'acqua. Penso che con questa video recensione è tutto. Ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per androidblog.it ed hmobile.com. Ciao!
Allora, ora ci appresteremo a fare il test per vedere se davvero è resistente all'acqua. Proviamo ad immergerlo, vedete. Completamente immerso. E vediamo che funziona. Ecco, il touch ha qualche problemino, come è giusto che sia perché c'è l'acqua, ma come vedete l'orologio funziona ancora.